La settimana di Violetta. Allo studio 21, Gregorio ammette una nuova alunna, Lena, sorella di Nata. Ha un blog dove mette le sue canzoni. Ho avuto 2 milioni di contatti in una settimana. E sembra puntare tutto su di lei. Lei è, come dire, la nuova stella della scuola. Perché Gregorio l'ha portata qua? Secondo me vuole qualcuno famoso per pubblicizzare lo studio. Ludmilla decide di chiarire subito le cose. Qua c'è solo una star e si chiama Ludmilla. E Ludmilla se ne va. Ma Lena è molto diversa dalla sorella. E Ludmilla se ne va! E la sua presenza rende più forte anche Nata. Se ti avvicini a mia sorella... Lascia stare, Nata, non importa. Invece sì che importa. È meglio che tu le stia alla larga. No, Nata, te ne pentirai tanto, tanto. Ludmilla però non demorde. Devi sparire dallo studio. Qui l'unica vera star sono io. E riesce nel suo intento. Lei sta dicendo che non ha talento e che le sta dietro solo per sfruttarla? Può essere anche un pezzo di legno, ma se serve ai miei fini mi va benissimo. Gregorio, so che mi sta usando. Se starò qui voglio che sia perché me lo merito, non perché lei ha bisogno di me. Non voglio più frequentare lo studio. Nel frattempo, Leon chiarisce le cose con Violetta. Mi manchi. Ho cercato di starti lontano, ma ho capito di non poter vivere un altro secondo senza di te. E Tomas con Ludmilla. Violetta è il passato, non esiste più per me. Tra Violetta e Tomas, invece, c'è ancora molto in sospeso. Ludmilla ha ragione, quello che pensa di te è la verità. Anzi, sai una cosa? Io mi pento di averti conosciuta e di essermi perdutamente innamorato. Ma dopo un'accesa discussione, finalmente anche loro si riappacificano. Io ti voglio molto bene, Violetta, e... Anch'io ti voglio bene, Tomas. E allora... Allora, di nuovo amici. Come continuerà la storia di Violetta? Scoprilo nei nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:10 e in replica alle 14 solo a Disney Channel.